Questa volta Maria De Filippi ha toppato. Il popolo dei social è implacabile nei suoi confronti. Anche i migliori sbagliano, Maria De Filippi questa volta l'ha fatta grossa. Nonostante sia la regina indiscussa della televisione italiana, la conduttrice è finita al centro di una bufera mediatica. Non era mai accaduto che la timoniera di Uomini e Donne venisse duramente attaccata per una sua dichiarazione. La conduttrice è infatti chiacchieratissima, ma nei suoi confronti non sono mai volate accuse al vetriolo. Prima o poi, forse, doveva accadere ed è avvenuto proprio di recente. Una sua esternazione, seppur fatta con assoluta leggerezza ed ironia, non è passata in sordina. Maria De Filippi piovono critiche sui social, non è un argomento su cui scherzare. Un errore di comunicazione che per molti rappresenta però più di una semplice battuta fuori luogo, sarebbe infatti il segnale di una difficoltà concreta nell'interagire con la Celentano. Sono mesi e mesi infatti che si ricorrono voci circa una presunta ostilità tra la padrona di casa di Amici e la professoressa di danza classica. In realtà, i rapporti tra loro sembrerebbero essere distesi, ma è chiaro che sono due donne diverse e che comunichino dunque in modo differente. Maria adora scherzare, mentre talvolta la Celentano risulta essere più rigida. Tuttavia, il diverso approccio è da imputare anche ad una differenza di ruoli che ricoprono all'interno del format. La De Filippi è infatti la padrona di casa, mentre la Celentano è una coach dei ragazzi, per cui è sempre tenuta a mantenere una certa formalità. Tuttavia, non disdegna di vivere i momenti spassosi e divertenti, dimostrando di possedere un'anima vivace e allegra. Ma cosa ha fatto scaturire l'indignazione del popolo dei social? Nel corso della prima puntata domenicale di Amici andata in onda lo scorso 29 settembre, tra gli ospiti è stata accolta anche Francesca Fagnani, conduttrice di Belve. Maria De Filippi ha colto dunque l'occasione per ricordare alla Celentano l'intervista che tenne proprio ai microfoni della Fagnani, nel novembre del 2022. Prima di lanciare la breve clip, la conduttrice ha detto ad Alessia che avrebbe scoperto da lì a poco il motivo per il quale la Celentano risulta essere spesso scontrosa con i suoi allievi. Nel breve filmato, la coach dichiara alla Fagnani di essere casta da circa 13 anni, dalla fine cioè del suo matrimonio con Angelo Trementozzi. La clip ha destato una certa ilarità e Maria De Filippi, scherzandole, ha chiesto se fosse proprio questo il motivo del suo nervosismo. La Fagnani ha preso la parola e le ha domandato se a distanza di 2 anni fosse cambiato qualcosa. Siamo a 15 suonati, adesso ho preso la decisione che è ora di finirla, ha dichiarato la Celentano. Questa scenetta ironica, nonostante abbia divertito il pubblico, è stata oggetto di discussione su X. Sul social infatti si è scatenata una forte polemica, ed in tanti hanno puntato il dito contro Maria De Filippi, ritenendo che il suo atteggiamento sia stato anacronistico e poco opportuno. Oggetto del contendere è stato il presunto pregiudizio della De Filippi circa la sessualità femminile. C'è da dire però che in molti l'hanno difesa, facendo leva sul rapporto di stima e di affetto che c'è tra lei e la Celentano, un legame così stretto che permette ad entrambe di scherzare con disinvoltura anche su questioni private.